Buonasera e benvenuti al Campo Atletico 2000, dove sta per iniziare il match valido per i quarti di finale dei playoff promozione. Match che vede da una parte il Tony Ponzi Investigazioni, campione del girone Stella Azzurra, e il Gem Calcio 8, proveniente dal girone Longarina e arrivato qui grazie ai successi sul Mogliero e sul Auto Invest Eur. Il tiro dalla distanza e poi la parata in due tempi, si avventa sul rimpallo, attenzione, un'decisione importante del portiere. Sul rimpallo arriva poi Caruso che sigla il gol del vantaggio. Gem Calcio in vantaggio 1-0. Ha tre uomini davanti a sé Parisi, che va con il destro, supera la barriera, vola il portiere avversario per negargli il gol. Calcio d'angolo, calcio lungo improvviso sulla verticale a pescare un compagno, il tiro cross sul secondo palo e arriva la deviazione sotto rete, agguanta subito il pareggio Antonio Ponzi, salutato sul 1-1, bella combinazione in verticale, il risultato nuovamente in parità. Ora sicuramente con più fiducia la squadra in maglia rossa va ad attaccare l'area avversaria, arriva adesso un destro sul secondo palo, il tentativo di rovesciata, grande giocata del Tony Ponzi, lo gira sulla sinistra per Tonetto, il tiro cross sul secondo palo e arriva il gol, grande azione, 1-2 che ha liberato Max Tonetto al tiro e arriva il 2-1 del Gem. Ancora il Tony Ponzi, l'azione insistita e il fallo, punizione interessante dal lato sinistro del campo. Arriva ora la battuta, la rincorsa corta, il sinistro da fuori area, il gol, un grandissimo sinistro che non lascia scampo a Scarsella. Arriva il gol del 2-2, pronta la risposta del Tony Ponzi. Arriva il tiro da lunga distanza e l'area spinta. Resta in mezzo all'area di rigore. Parte adesso Yemma, il destro e il tiro che prende la traversa e rimane in campo. Grandissima conclusione quella del numero 15. Liberati a gestire il pallone, servirlo in verticale. Difende bene la sfera adesso. Carta. Arriva un cartellino giallo, direttore di gara. Va infatti il numero 9, il destro potente, arriva il gol. Un destro direttamente da punizione che non si alza, rimane basso e sigla il 3-0 il Gem Calcio 8 con la rete di Carta. Opportunità per il Tony Ponzi di ragguantare il pareggio, c'è Yemma sulla battuta, Yemma il destro sul secondo palo, è attento però il portiere avversario Scarsella, si mantiene davanti il Gem con Carta che stoppa e poi tira con il sinistro al volo, si mantiene in avanti il Gem Calcio 8, Yemma e Bettinelli sulla sfera pronti a partire, giocata di seconda, Bettinelli con il sinistro, la respinta, la terra di Scarsella, il pallone che rimane là, non riesce a ribadirlo in rete, giocatore avversario di Girolamo, si salva il portiere avversario.